Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Siamo all'ingresso liturgico della chiesa di San Pio da Pietrelcina, che è stata consacrata il 1° luglio del 2004. Oggi qui per leggervi una lettera che risale al 1918. Beh, ci apprestiamo a vivere quello che accadrà da qui a qualche altra settimana, nel settembre di quello stesso anno. Ecco, che cosa provava Padre Pio? Ce lo racconta proprio lui in questa lettera, espone la sua difficile condizione dello spirito e scrive a Padre Benedetto: dove devo trovare il mio Dio? Dove devo posare questo povero cuore che sento come schiantarsi dal petto? Lo cerco con costanza, ma non lo trovo. Busso al cuore del divin prigioniero e non mi risponde. Che cos'è mai questo? La mia infedeltà lo ha reso così inflessibile? Potrò sperare misericordia a chi egli infine ascolti i miei clamori, oppure debbo rinunziare a questa speranza? Oh Dio, che la mia orridezza di pertinacia sia al fine infranta, che io ti ami al fine di quell'amore che tu richiedi, che io ti rinvenga al fine in questa affannosa e straziante ricerca. Padre mio, nudo e squallido è il mio spirito, arido e secco questo cuore per il suo Dio, non danno essi quasi più movimento per colui che di sua bontà li creava. Sono impotente ad innalzarmi sulle ali fortunate della speranza, virtù sì necessaria per l'abbandono in Dio, quale quando il colmo della tempesta imperversa e la riboccante misura della mia miseria mi schiaccia. Sì, sono privo di tutto, Padre, persino della larva di virtù, da sembrarmi in uno stato di tiepidezza fatale, per cui giustamente in Dio mi va sempre più rigettando dal suo cuore. Ecco, io veggo che la mia rovina è irreparabile, perché non ne veggo il modo di uscire. Mio Dio, fino a quando dovrò rimanermene in questa epoca sanguinosa? Il mio stato è semplicemente disperato. L'uomo animale si manifesta in tutta la sua realtà, abbovinevole. Sento commiserazione della mia eccessiva miseria. Padre mio, quando finirà questa fiera carneficina? Sembrami strappata ogni bellezza di grazia dell'anima e privo di questo ornamento sì necessario, con la sola capacità propria si rasenta il livello del bruto. Tale conoscenza mi si presenta al vivo con tutto l'apparato delle tendenze e degli attentati. Dio mio, datemi le pene e la forza a saper patire e patire con amore, in punizione delle mie colpe. E qui, Padre, sembrami mancare la contrizione. L'uomo vecchio vi regna superbo e non cede e non vuol cedere. E niuno sforzo parmi sufficiente a piegare questa fronte superba che resiste fino a sembrarmi che vinca. Ed io mi scorgo in tal rovina e piango senza trovare bastante energia che umili tanta alterigia. La volontà è nel suo pieno disgusto e non sa o non vuole dare forza allo spirito a pronunziare come si deve il fiat del rigetto.